Ragazzi, buonasera. Allora, stiamo preriscaldando le pietre nel fornetto. Questo ragazzi è un fornettino da più o meno 2000 watt, fornettino piccolino, casalingo. Eccolo qua, vedete? Oggi facciamo saltimbocca. Vi mostro cosa ho in mente. Allora, magari intanto iniziamo col dire che questi sono i classici mattoncini refrattari che si trovano in qualsiasi ecco, un negozio appunto di edilizia, insomma di vendita di materiali edili, idraulici, eccetera, eccetera. Questi qua costano nella fattispecie circa 30-40 centesimi ognuno, Io ne ho messi due in effetti, cioè, uno tagliato, poi ecco, ho aggiunto un pezzettino che c'avevo, più un altro intero, quindi veramente costo zero per questo marchingegno. Anzi, io sono proprio curioso di vedere proprio la pizza anche come viene, oltre al saltimbocca, quindi faremo anche una pizza di prova, proprio per verificare, ecco, la tenuta di calore di questi mattoncini. Se si può fare qualcosina in un fornetto del genere, se è importante la temperatura o l'impasto, adesso lo scopriremo, o entrambe le cose. Ragazzi, il panetto è questo qua, per una mignon, panetto da 200 grammi, che il fornetto è piccolo, sempre la nostra solita idratazione del 70%, con biga al 100%. Facciamo una classica margherita. Ok, prova della verità. Perfetto, ci siamo. Facciamola cuocere. Ragazzi, non pensavo fosse così difficile fare un video con una mano sola, eh? Cioè, lavorare con una mano sola. Veramente tanto di cappello chi a casa fa questo genere di video perché mi sento molto impacciato. Vediamo come si cuoce. Beh, credo sicuramente un bel po', eh? Non è certo il forno a legna. Penso come temperatura stiamo più o meno intorno ai 200 gradi. Le resistenze sono ripartite. Beh, penso sarà un po' lunghino come video. Meglio mettere in pausa, ci vediamo quando la pizza è pronta, dai. Beh, ragazzi, stiamo sfiorando il quinto minuto. Beh, ma si sapeva già. Vediamo un po' se riusciamo a girarla un pochino. Sotto è ancora presto, eh. E dai, piano piano ce la faremo. Ragazzi, la pizza è uscita, eccola qui. Non vi ho fatto vedere come la tiravo fuori dal fornetto perché con una mano sono totalmente un incapace, quindi non ci sarei mai riuscito. Allora, eccola qua. Ci abbiamo messo, ecco, abbondantemente 6-7 minuti, eh. È un'enormità. Però devo dire che ha un bruttissimo aspetto, no? Beh, questo era giusto per giocare un pochino. Adesso facciamo i saltimbocca che sicuramente verranno meglio, eh. Ok, questo è il primo. Ragazzi, aspettiamo che si gonfi un pochino, poi magari lo capovolgiamo, facciamo cuocere un po' meglio anche dall'altro lato. Lo apriamo e lo farciamo. Ok, ragazzi, ci siamo. Circa un paio di minuti. L'ho appena capovolto. Facciamo fare un altro minutino o due anche dall'altro lato, che comunque, ragazzi, i mattoncini refrattari non è che cuociano poi tanto, eh. Comunque il forno c'ha un basso wattaggio. Ci vediamo tra, penso, un minutino e mezzo, dai. Intanto vi mostro cosa andiamo a utilizzare. Ragazzi, porchetta di ariccia, doc, davvero doc. Peccato non potete sentire l'odore dal video, ma vi garantisco che è un qualcosa di assurdo. Basilico fresco, funghi misti e un po' di provola di aggerola. Ok.
appena tagliato. E niente, ragazzi. E questo è. Stupendo, no? Eccolo qua. Adesso lo facciamo. Un po' di provola, porchetta e due funghetti. Ragazzi, andiamolo a infornare. Ora, ragazzi, il panuozzo completo è in forno. Come potete notare, io ho tolto tutti i mattoncini e ho rimesso il panuozzo sulla griglia nel forno. Un gradino più in alto, ecco, quindi posizionandola esattamente a centro fornetto. Ok, questa operazione l'ho fatta per agevolare, ecco, la cottura del nostro panuzzo sia sopra che sotto, ecco, ho messo il doppio grill, vedete? Quindi facciamo prima, visto che i mattoncini non è che tengano chissà che temperature. Io ho utilizzato i mattoncini, diciamo, ecco, come appoggio iniziale, altrimenti l'impasto sarebbe, ecco, sarebbe collassato tra le varie grigliette, vedete? Mettere una placca di ferro non mi piaceva perché comunque, ecco, va comunque unta con olio, burro o qualcosa, ecco, di grassoso per evitare l'attaccatura dell'impasto sulla placca, quindi ho optato per le pietre. Aspettiamo la cottura e vediamo cosa esce finalmente da questo forno, dai. Ragazzi, il nostro panuzzo è pronto. Eccolo qua. Vedete quanto è bello. Bella doratura anche. Che ve lo dico a fare, ragazzi, un odore indescrivibile. Vi ricordo sempre, come ogni video, che sia fatto a casa, in pizzeria o anche per strada, se vi va vi iscrivete, così mi fate compagnia nelle mie pazzie, che mi piacerebbe molto, ecco, magari creare un canale, passare, ecco, anche migliaia di iscritti, giusto così per creare una community, per interagire un pochino, magari scambiarci, ecco, qualche idea, qualche opinione, darci qualche consiglio a vicenda. Ragazzi, io lo dico sempre e lo ribadisco, ma penso siate tutti d'accordo con me. Quando ami qualcosa, trovi in una maniera o nell'altra sempre il modo di farla bene. Qualsiasi siano le condizioni o le circostanze. Qua abbiamo usato un fornetto da 30 euro, un fornetto da discount. Cioè, veramente cotto quasi con le mani, si può dire. Ragazzi, io vi saluto così. Un abbraccio, al prossimo video serio in pizzeria, d'accordo? Ciao, grazie.